Con la musica ha cercato di dare quotidianamente un po' di conforto e speranza al suo popolo devastato dalla guerra, al quale, con l'arrivo in Europa, sta contribuendo anche a dare voce. Il siriano Ayam Ahmed, il pianista di Yarmouk, come lui stesso ama definirsi, dal nome del nativo campo profughi palestinese alle porte di Damasco in cui ogni giorno, prima di affrontare la rotta balcanica, suonava un pianoforte per le strade, ha emozionato e suscitato una vera e propria standing ovation nel suo recente concerto sold out al Teatro Palamostre di Udine. L'artista, che attualmente vive in Germania, dove ha anche ricevuto il premio Beethoven per il suo impegno in favore dei diritti umani, ha presentato brani del suo primo album, intitolato Music for Hope, Musica per la Speranza. Detto voglio dare voce al mio popolo che voce non ha e che aspetta la libertà. Yeah, because a lot of friends tell me maybe you should. I suoi amici gli hanno detto adesso tu c'è una vita in Germania e poi intraprendere una carriera musicale che è quello che hai sempre desiderato. I tell him, my people still in Syria. E come posso dedicarmi solo alla musica senza parlare della Siria? Non posso non parlare della Siria. Oggi mostrerò un filmato in cui si vedrà il campo di Yarmouk e si vedrà la vita dei miei amici, molti miei amici che non ci sono più anche. Ha dovuto fuggire attraverso la rotta balcanica, è arrivato in Europa. Qual è una delle ultime immagini di questa sua fuga? Una delle ultime immagini che ho sono le persone morte in mare o morte di freddo durante questo lungo cammino, è qualcosa che non è umano. E alla stessa maniera le persone muoiono ad Aleppo oppure in altre zone della Siria perché non hanno alcuna possibilità di abbandonare il paese. La frontiera in questo momento è chiusa e le persone non possono scappare in Turchia ma nemmeno in Europa. Che messaggio vorrebbe lanciare anche in base a questa situazione che c'è in Europa e non solo in Europa e alla percezione che anche le persone che vivono in Europa hanno della migrazione? Attraverso un feeling, insomma, una percezione della musica, possiamo sentirci più vicini, più uniti e non è che ci si può capire costruendo dei confini o innalzando dei muri. Non dovremmo chiudere gli occhi di fronte a questi problemi perché siamo nel problema e dobbiamo trovare assieme una soluzione per risolvere il problema. Lei è stato già definito un pianista leggendario. Come si ritrova con questa definizione? Non è un grandissimo pianista, non è neanche un grande cantante. Si è anche rotto due dita, forse prima suonava meglio. Tenta di farlo al meglio, di trasmettere attraverso il suo feeling quello che vuole trasmettere, ma in Siria c'hanno molti pianisti anche meglio di lui. Tenta di migliorare la sua musica e di studiare soprattutto quando ha dei momenti di tranquillità anche con il menage familiare. Insomma, nell'ultimo anno è cambiato molto, è arrivato in Germania, la famiglia lo ha raggiunto, quindi lui tenta di studiare, vorrebbe magari studiare a Colonia. A proposito di piano, la scelta di fuggire dopo anche che uomini dell'ISIS avevano dato fuoco al piano con cui cercava di portare un po' di sollievo in una situazione drammatica che stava vivendo in Siria. Questo fatto è successo quando stava suonando e sono arrivati dei combattenti dell'ISIS che hanno sparato in testa a questa ragazza che si chiamava Zainab e gli hanno detto adesso suonare è proibito e gli hanno bruciato il pianoforte e lui ha smesso e se n'è andato perché aveva paura per i bambini che coinvolgeva in questa attività. Primo album che sta facendo la tournée anche in Italia, un secondo album in arrivo con anche un'autobiografia.
sta pubblicando questa biografia con questa casa editrice che si chiama Fischer Verlag in Germania, e lo stanno aiutando perché lui scrive in arabo e un amico lo traduce in tedesco, e quindi appunto ha intenzione di pubblicare questa sua storia. E ha idea di proporre diversi progetti collegati alla musica, soprattutto di mescolare parti di musica araba con musica occidentale, però ha bisogno appunto di sviluppare questa idea. Make it refresh. Allora, per la prossima tournée la riaspettiamo a Udine. It's a pleasure for me. Shukran, shukran jazilan. Pleasure for me. Thank you. Noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio con questo concerto, anche per l'associazione credo sia stata una cosa molto importante. Una storia, anche quella di Ayam, che ha commosso il mondo, che fa riflettere ancora una volta sull'immigrazione. Anche Ayam ha affrontato la rotta balcanica, grazie alla quale, arrivando in Europa, si è rifatto anche attraverso la musica una nuova vita. Sì, quello che per lui, diciamo, se vogliamo proprio dirlo tra virgolette, è stato molto fortunato rispetto a tutte le altre persone che arrivano, diciamo la buona parte. L'associazione è molto attiva anche nel dare supporto lungo questa rotta balcanica dal 2015, corretto? Sì, è giusto così. Ci sono delle ragazze che fanno appunto la rotta balcanica. Adesso è qualche mese che non lo facciamo, però insomma l'abbiamo fatto più di qualche volta. E con altre piccole associazioni come la nostra cerchiamo di fare rete per portare un po' di umanità e di aiuto. Lei è archeologo, fa parte del comitato Udine for Syria, è stato anche corrispondente per agenzie di stampa di alcune località della Siria. Come possiamo definire attualmente la situazione? La situazione è terribile, è una situazione senza ritorno, nel senso che oramai il tessuto sociale siriano, dopo diciamo un anno di rivolta e 5 anni di guerra civile vera e propria, è completamente distrutto. Il paese è in mano a diversi gruppi combattenti, sia voglio dire di Stato, l'esercito siriano sostenuto dalle milizie iraniane e dai russi, ma sia di altre milizie che sono sia siriane ma sono anche straniere, insomma c'è un po' di tutto ormai, l'ISIS ormai è nota a tutti, è una situazione terribile, tutti chiedono ormai veramente la pace, è un tentativo di ricomposizione nazionale. Lei ha fatto parte anche di alcuni importanti progetti con l'Università di Udine, avete portato avanti molti scavi, anche a vedere quello che è successo al Palmira, quello che sta ancora continuando a succedere, insomma è un dolore immagino immenso. Sì, è terribile soprattutto per noi come archeologi che abbiamo lavorato lì e che stiamo assistendo da 5 anni, da 6, alla distruzione del patrimonio storico-artistico in modi diversi, sia per cause belliche sia per diciamo distruzioni deliberate, no? Però devo dire che la situazione siriana è talmente terribile che anche amanti del nostro lavoro, diciamo, l'attenzione ai beni culturali in questo caso va in secondo piano, perché la situazione umanitaria è ben peggiore, il più grave conflitto umanitario dal dopoguerra in poi. Metà della popolazione non vive più nella propria casa, sono quasi 15 milioni di persone su un totale di 21 milioni di persone, 6 milioni, 7 milioni sono le persone che sono scappate. Quindi insomma i morti sono più di 500.000, si pensa, quindi insomma la situazione è terribile. I beni culturali sono semplicemente un ulteriore disastro a un disastro ben più grande. Il comitato Udine for Syria ha in programma anche una mostra per far riflettere su altri aspetti della società siriana in questo momento. Sì, il comitato Udine for Syria è un gruppo di persone che in modo spontaneo si è unito proponendo una mostra il 27 dicembre e che voleva chiedere insomma la fine dei bombardamenti su Aleppo, perché in qualche modo la popolazione civile siriana viene considerata spesso la stregua di belligeranti e questo non è possibile. Sull'onda di questa iniziativa abbiamo diciamo, dato una mano a chi in realtà aveva portato il pianista Ahmed qui a Udine. Noi ci stiamo occupando in realtà di portare la mostra Nome in codice Caesar, vittime del regime siriano, di torture del regime siriano qui a Udine, ed è una mostra molto importante che è stata esposta al Museo dell'Olocausto a New York, al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e al Maxi di Roma lo scorso ottobre, inaugurata dall'allora ministro Gentiloni, primo ministro adesso, il premier.
Quindi insomma è una mostra molto importante per Udine, porteremo un testimone scappato alle torture di un carcere siriano, un giornalista anche lui scappato alle torture del regime per 5 anni in carcere e un attivista italo-siriano a parlare. Quindi insomma è una mostra importante per il materiale che mostra. Un materiale sicuramente forte, molto duro, ma è un materiale che notizia di ieri sta servendo per aprire dei procedimenti internazionali per crimini contro l'umanità, contro chi si è commesso di questi atti. Ricordiamo anche quindi quando verrà inaugurata questa mostra e dove? La mostra verrà inaugurata con una conferenza e appunto le testimonianze di questi ospiti che ho citato il 25 di febbraio alle ore 15 in Sala Iace, nell'alloggio Ionello, e la mostra invece verrà esposta per una settimana dal 25 febbraio al 4 marzo nella Galleria Tina Modotti, l'ex mercato del pesce.